Vi presento l'Outside. Io mi chiamo Elia. Emanuele. Mi chiamo Famara. Mi chiamo Mohamed Lamin Bajinka. Mi chiamo Babacar Saho. Mi chiamo Dominique. Mi chiamo Simone. Mi chiamo Seku Jai. Mi chiamo Kutub. Forza Outside Social Football. Io mi chiamo Federico e sono presidente dell'Outside Social Football. L'esperienza di Outside nasce nell'estate del 2012, fondamentalmente per due motivi. Il primo è che ci siamo resi conto, soprattutto con la crisi, che lo sport era diventato sempre più inaccessibile per tanti ragazzi del nostro territorio, e quindi volevamo, insomma, rendere questa pratica, che per noi è normale, una cosa normale anche per molti altri. E l'altro è che lo sport è uno strumento fondamentale, al di là del benessere psicofisico, anche per i messaggi che può lanciare. Lo sport è un linguaggio universale e quindi direttamente collega culture diverse, persone che appunto hanno storie e provenienze diverse, e questa cosa ci interessava molto, perché appunto abbiamo sempre, insomma, cercato di associare l'esperienza di Outside a un lavoro appunto nel territorio che parlasse a tantissime persone che noi chiamiamo appunto nuovi cittadini, quindi tantissimi ragazzi rifugiati, migranti, e soprattutto unirlo appunto alla voglia di tanti ragazzi anche italiani che magari colpiti dalla crisi non potevano permettersi appunto il lusso di poter praticare lo sport. Siamo partiti con una squadra di calcio, e questo appunto abbiamo chiamato Outside Social Football, con cui appunto abbiamo partecipato a sempre ai campionati provinciali WISP, sia di calcio a 7 che anche di calcio a 11, e poi appunto abbiamo allargato un po' la nostra esperienza anche con altre discipline sportive, soprattutto legate alle arti marziali. Da qui appunto è nata quindi anche la denominazione polisportiva popolare Outside. Quello che abbiamo visto concretamente prodotto appunto da Outside nel territorio è assolutamente importante, perché è stato fondamentale il nostro supporto per tantissime iniziative per la promozione dei diritti di cittadinanza nel nostro territorio, in collaborazione anche con altri enti come la WISP e altre associazioni, e soprattutto abbiamo visto come è stato uno strumento di reale interazione e integrazione nel territorio per tantissimi ragazzi, molti che hanno giocato con noi adesso fortunatamente hanno avuto la possibilità di giocare anche in squadre semiprofessionistiche, quindi avendo anche la possibilità appunto di avere un piccolo contratto, e soprattutto di sentirsi veramente parte di un territorio che prima era un po' avulso. Sappiamo benissimo che appunto soprattutto per tanti ragazzi migranti appena arrivati non è facile orientarsi nel nostro territorio, e lo sport può essere un canale veramente importante. Questo è il lavoro di Outside che noi facciamo e che continueremo a fare. Il prossimo anno parteciperemo di nuovo al campionato WISP di calcio a 7, abbiamo a casa Madima Network il corso di Kung Fu, e abbiamo anche tanti altri progetti in mente, a partire appunto dalle arti di strada e della cioccoleria. Sicuramente c'è molto da fare, ma l'esperienza che abbiamo fatto in questi anni ci ha dato molta forza, sia a noi e ai più di 100-150 ragazzi che hanno attraversato appunto l'esperienza di Outside con tutti i corsi e i campionati che abbiamo fatto nel tempo. Grazie Federico. Prego.